Grazie Eccellenza. Ieri pomeriggio, ascoltando il dibattito sui giochi, ho preso atto del clima che regnava nell'aula. È stato un dibattito tranquillo, pacato, senza punte di particolare asprezza, e questo naturalmente ha giovato al confronto e alla costruttività del confronto. E mentre ascoltavo i diversi interventi non ho potuto fare a meno di pensare a qual era il clima invece che regnava in Consiglio Grande Generale fino a qualche anno fa, quando qui in aula si parlava di giochi, il clima diventava tesissimo, incominciava fra i sostenitori delle diverse opzioni una guerra senza esclusione di colpi, fino ad arrivare anche a fatti eclatanti come l'abbandono di gruppi consigliari dall'aula, eccetera. E allora io vorrei ricordare il percorso che ha portato alla soluzione attuale. La partenza non era stata in questi termini. Non c'era una società pubblica nel 2001 che gestiva i giochi. E quindi vorrei ricordare il percorso che ha portato alle attuali condizioni attraverso scelte di buon senso che sono intervenute dopo anni, direi, di dura battaglia, se mi si passa il termine. Intanto credo che ricordare le cose che non sono di un passato remoto ma di un passato prossimo giovi sempre, perché questo paese ha la straordinaria qualità di ricordare poco anche del passato recente, e in più sono stato anche citato direttamente dal consigliere Andreoli. Io non so se molti colleghi ricordano come sono entrati i giochi della sorte a San Marino. Poi adoperiamo il termine giochi della sorte, ma dovremmo dire come, quando sono entrato il gioco d'azzardo, quando il gioco d'azzardo è diventato ufficiale. E credo soprattutto che questo sia utile per le persone che ci ascoltano attraverso la radio, proprio per il difetto che abbiamo noi sammarinesi che ricordavo prima. I giochi sono entrati a San Marino il 25 ottobre del 2001 e sono entrati in maniera, non dico clandestina, ma sottobanco sì. Questa importante scelta che faceva il Paese, che faceva il governo del Paese in quell'anno, non è stata mai dibattuta a livello politico, non è stata preceduta da un confronto fra le forze politiche, non è stata fornita alle forze politiche nessun tipo di informazione. Il 25 ottobre del 2001 è stata firmata una convenzione fra il governo e una società privata che si chiamava Consorzio GHM di Singapore, attraverso la quale il governo riconosceva a questa società privata la gestione dei giochi a San Marino. Era una concessione che il governo forniva a una società privata gratuita. Lo dico perché fuori di qui, quando lo Stato, guardiamo quello che è successo in Italia, quando lo Stato concede l'esercizio dei giochi a un privato, il privato paga fior di quattrini. Qui a San Marino non c'è stato niente di tutto questo. Quindi il governo ha riconosciuto una società privata composta da soggetti che non erano ben identificati, come succedeva allora, non si sapevano chi erano e da dove venivano. Ha concesso la gestione dei giochi a questa società, non si è fatto pagare la concessione e ha offerto gratis anche la sede, che era quella del Cursal. Ha offerto alla società l'esclusiva dei giochi nella città di San Marino, il che lasciava prevedere cosa volesse fare il governo allora. La società che si era appena costituita, che poi diventerà Giochi San Marino, aveva l'esclusiva per i giochi della città di San Marino. Questo significava che nel resto del territorio il governo aveva fatto la scelta di creare non so quante piccole case da gioco gestite magari da altre società private. Questa società aveva l'esclusiva per i giochi, dei giochi per la città di San Marino, ma la possibilità di aprire sale in tutto il territorio.
non c'era nella convenzione alcuna clausola di salvaguardia a favore dello Stato che potesse rendere nulli gli accordi. Nella convenzione era previsto che la società si impegnava a realizzare un albergo 5 stelle a Morata, nell'area ex Tiravolo, attraverso una concessione che doveva durare 99 anni. La società privata non rispettò questo impegno, non costruì mai l'albergo 5 stelle, questa fu la prima violazione della convenzione, violazione che naturalmente rimase impunita. La società si impegnava anche a versare una fideiussione di 1 miliardo entro una certa data, non rispettò nemmeno questo impegno, seconda violazione che rimase impunita. La società si impegnava anche ad acquistare dallo Stato un immobile, quello in via Onofri, entro il 2002, lo acquistò nel 2004, terza violazione della convenzione, anche questa è rimasta impunita. Questa fu la cattiva partenza dei giochi a San Marino. Naturalmente iniziarono le polemiche feroci, la maggioranza da una parte che aveva fatto questa scelta e l'opposizione dall'altra, e i più agitati all'opposizione eravamo noi di Alleanza Popolare. Man mano che trascorsero gli anni, ma non trascorso molto tempo in ogni caso, si vennero a sapere altre cose, per esempio che uno dei soci della società privata aveva un passato non tanto tranquillizzante, era stato coinvolto in un fallimento, e un altro socio, secondo un giornale svizzero di lingua tedesca, aveva legami con la mafia russa. Naturalmente queste furono bombe che piombarono sulla politica. Io ricordo che noi portammo in aula questo giornale svizzero in lingua tedesca che parlava di legami con la mafia russa, e io personalmente mi beccai una querela per questo, querela per diffamazione. Il caso poi finì archiviato in istruttoria. Ecco, questo per dire qual era il clima. L'impressione immediata fu che con la partenza dei giochi della sorte si andasse ad inquinare la politica sammarinese, e quando parlo di inquinamento capite tutti, io credo, cosa voglio dire. Naturalmente, a parere delle opposizioni di allora e di Alleanza Popolare, all'interno della maggioranza del governo c'erano alcuni protettori della Giochi San Marino, che noi chiamavamo allora avvocati difensori. Cioè, la Giochi San Marino aveva dei referenti politici che si trovavano in diverse forze politiche. Pensate che questi referenti si trovavano anche all'interno di un governicchio che in quegli anni sorse per uno scherzo della sorte, come molto spesso accade a San Marino. Capitò che i due partiti che governavano il paese da 10 anni litigarono e si formò improvvisamente un piccolo governo, un governino composto dal Partito Socialista, Partito Democratico e Alleanza Popolare, che durò assai poco, ma durò assai poco perché? Perché noi di Alleanza Popolare entrammo in quel governo con l'intenzione di mettere in discussione la convenzione sui giochi, di renderla nulla, di revocarla. Tentammo un salto mortale senza averne la capacità e cademmo, perché questo non era possibile. Eravamo anche riusciti, tuttavia, in quei pochi mesi a non far aprire una seconda sede dei giochi che doveva essere a Rovereto. Naturalmente un governo che partiva con questi disturbi non poteva durare, e difatti dopo 3 mesi cadde. Ripartirono le vecchie alleanze e poi ci fu dal 2003 al 2006 l'alleanza straordinaria, quella che portò al governo i tre maggiori partiti, e le polemiche continuarono fino a tutto il 2006. Ripeto, si viveva un clima particolare in aula, ogni volta era scontro sui giochi, ed era scontro perché se ne parlava sempre in sede di comunicazioni e qualche volta perché veniva inserito un comma all'ordine del giorno. Ne capitarono diverse, io cito solo un caso. L'Avvocatura dello Stato fece anche un'indagine per controllare se la convenzione fosse stata rispettata, per indagare se possibile su questi legami che ricordavo con la mafia russa, ma non combinò nulla di buono, perché quei governi, i governi di allora, oltre che decisionisti, quindi adottare soluzioni che non avevano il conforto del dibattito politico, comandavano sul serio.
e non è che qui ci fossero gli uffici che erano disposti a mettersi contro le intenzioni del governo. Quindi ci fu l'indagine che non portò a nulla dell'Avvocatura dello Stato. E per quanto riguarda i casi eclatanti, io ne ricordo uno in particolare. In una seduta in cui eravamo nel 2005, in cui più aspro era lo scontro qui in aula, uno schieramento abbandonò il Consiglio Grande Generale, abbandonò la seduta. Di solito sono le opposizioni che vanno via, quella volta andò via la maggioranza. Accadde che 48 consiglieri di maggioranza, perché erano 48, anzi 46 perché i reggenti non si spostarono dal trono, 46 consiglieri di maggioranza messi alle corde da 12 consiglieri sfigati dell'opposizione, pensarono bene di andarsene, si piantarono in asso, infilarono quella porta là, tutti quanti, erano 46, fecero anche una bella fila, e ci lasciarono soli. E la seduta venne interrotta fino al giorno dopo. Questo per dire qual era il clima. L'ho voluto ricordare perché altrimenti non ci si rende conto come adesso si possa assistere a dei dibattiti così tranquilli come quello che abbiamo fatto ieri pomeriggio e quello che stiamo facendo. Appunto, dice la mia collega, perché sono cambiate le cose. Certo che sono cambiate, perché dal 2006 in poi le forze politiche cominciarono a considerare questo problema. Intanto nel corso degli anni i pochi oppositori che c'erano a queste scelte avevano ingrossato le loro fila, perché si erano giunti consiglieri, anche consiglieri che appartenevano alle maggioranze, che erano allora granitiche a favore dei giochi, perché nei partiti maggiori non tutti approvavano quelle scelte. Quindi voglio dire, il fronte politico che era contrario a questa situazione, che faceva pensare a episodi poco chiari, i sospetti erano forti, il fronte si ingrossò, per cui dopo il 2006 le forze politiche, il governo di allora, 2006-2008, riconsiderò la questione e attraverso tappe, perché il processo durò 2 anni e non la faccio lunga, attraverso una serie di tappe arrivò alla scelta di buonsenso, una sola società operante in territorio e via i privati. La San Marino Giochi diventò Giochi del Titano e, come dire, la gestione finì in mani pubbliche, 76% allo Stato, 24% a Camera di Commercio, che a sua volta è partecipata per il 51% dallo Stato. Poi c'è stato anche un importante intervento nel 2009 del patto per San Marino, di quel governo lì, che intervenne in una società che era già pubblica, cambiando dalla sera alla mattina il management di Giochi del Titano, perché c'era una conduzione poco chiara. Non ho tempo, non posso raccontare quali erano i sospetti, ma i sospetti nel 2009 erano che certi inquinamenti della politica continuassero, questi erano i sospetti, ma anche se non si trattava più di inquinamenti, c'erano comunque delle scelte economiche suicide, ecco perché intervenne la politica con l'azzeramento del management. Questo è stato il percorso. Ora, mi manca pochissimo, dal dibattito io ho tratto alcune condivisioni. Posso dire che non ho trovato nessun intervento che ho ascoltato visceralmente contrario a quello che penso. Allora, si è parlato come primo aspetto di introiti, di un'attività che ha subito qualche contrazione negli ultimi tempi, dovuta sia alla crisi economica ma all'enorme concorrenza che abbiamo nel circondario. E allora è chiaro che per mantenere il settore competitivo, ricordo che la scelta di mantenere i giochi San Marino fu fatta perché nel 2006 ci si è reso conto che quello dei giochi era diventato un settore, un'importante realtà economica che dava introiti allo Stato e impiegava 100 dipendenti. Ecco perché la scelta di continuare i giochi nonostante quello che era successo. Adesso, se si vuole un po' rimediare a questa contrazione di introiti e continuare ad essere competitivi con le sale del circondario, occorre naturalmente rivedere la tipologia dei giochi, e allora bisogna intervenire prima di tutto con una nuova legge, quindi differenziare l'offerta rispetto all'esterno, come qualcuno ha detto. Per quanto riguarda il trasferimento sede, mi pare che non ci siano dubbi, la sede attuale è inidonea e io suggerirei che se la sede si deve trasferire, la si dovrà trasferire, possibilmente si andasse in un immobile dello Stato, se questo non fosse possibile.
Per le conclusioni, consigliere. Se ci avesse corso, se considerasse l'opportunità di acquisto oppure di pagare un canone di locazione a prezzi congrui e a prezzi di mercato. E preferirei che questa scelta, sì, nella proposta, mi pare nella relazione introduttiva del segretario Felici, c'è, come dire, mi pare che abbia parlato di intenzione quasi di caricare il Consiglio di amministrazione di questa scelta. Si può fare, nel senso che lì ci sono i tecnici, lì possono valutare quali sono le condizioni più idonee per il trasferimento e che criteri debba avere una nuova sala. Magari si può incaricare il CDA di trovare 2, 3, 4 soluzioni, ma poi io penso che sia la politica a dover scegliere. Qualche anno fa ricordo che il trasferimento della sede diventò un caso politico. Non vogliamo ritornare a fare polemica se viene favorito un privato piuttosto che un altro, parlo di proprietari di immobili. Quindi sarebbe bene magari che il CDA offrisse alla politica qualche soluzione, che il governo scegliesse, oppure che il governo scegliesse dopo aver informato il Consiglio Grande Generale della situazione. La stessa cosa può dirsi per la seconda sala, stessa modalità. La seconda sala, se si vuole aprire, lo si può fare, non credo che sia un affare dal punto di vista economico, ma se serve all'offerta turistica, non serve certamente ad attirare turisti, serve a fornire qualche ora di svago in più ai turisti che già ci sono. Se si vuole andare su questa strada, si può seguire la falsa riga di quello che ho detto per quanto riguarda la sede principale. Non disperdiamo, finito, eccellenza, mi scuso, non disperdiamo quello che è stato raggiunto a fatica dal 2006 al 2009. Non facciamo in modo di reintrodurre i privati nel capitale del giochi del Titano. Abbiamo fatto una fatica immane, siamo passati anche attraverso una crisi di governo, un governo era caduto precedentemente sui giochi, come ho già ricordato. Allora io sarei perché lo Stato diventasse, l'eccellentissima Camera diventasse proprietaria al 100% della società. La presenza di Camera di Commercio non è indispensabile. Qualcuno si è espresso, io qualche intervento l'ho ascoltato in questa direzione, devo dire che la maggioranza ha cominciato ad affrontare questo specifico argomento qualche mese fa, quando nelle riunioni interne, durante il confronto sulla legge di bilancio. È un discorso che è partito, io non so se questo aspetto lo si può inserire nell'ordine del giorno, naturalmente se lo si potesse fare mi farebbe piacere. Per quanto riguarda i giochi online, eccellenza, finito. Qui io andrei molto cauto, sono d'accordo con l'intervento del consigliere William Giarnico, che ha detto i giochi vanno esercitati e fatti in un ambiente protetto, cosa che non sarebbe per il gioco online. Scusa molto, eccellenza, grazie.